Ok. Adesso sto meglio. Ok. Sicuramente dopo aver visto Miraculous nessuno eviterà più i gatti neri. Io di certo ormai li ho presi troppo a simpatia i gatti. Troppo. Mannaggia a me. Mannaggia Miraculous. Mi sono fatta un'attenta revisione sulla popolarità di questo cartone in 3D francese con punte coreane e giapponesi e sono giunta alla conclusione che qui non ti partono semplicemente le ship, ma imprecazioni potenti e miseriaccia ladra. E io che pensavo che niente potesse farmi incazzare come la versione anni 90 di Sailor Moon con i loro prosciuttoni agli occhi. Qui hanno direttamente tutto il cenone di Natale e Capodanno sfilarli in profondità agli occhi. Questo è Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir. O Chat Noir, come dicono su Super, il che fa davvero rabbrividire. Ma effettivamente anche solo di Ladybug, essendo l'unica che viene effettivamente caccata. Ed è una serie per noi nerd adolescenti e adulti che ci spacciano per una serie per bambini. E non è una serie per bambini, no, non è vero. Tutta la genialità di questa serie sta proprio nel fatto che ci sono due protagonisti che si scissano in due e altri 10.000 personaggi secondari. E quindi vai di intrecci amorosi, possibili e impossibili, che ti fanno pensare più ad una telenovelas che a un effettivo cartone francese. E vogliamo parlare del finale? Vogliamo davvero parlare del finale? No, perché un finale non c'è. Esattamente come le serie TV che si interrompono a metà stagione, facendoti aspettare con l'ansia di uno studente al suo esame di stato come andrà a finire la storia. Secondo quello che ci dicono dalla regia, fin dagli arbori dell'umanità esistono quelli che chiamiamo Miraculous, oggetti magici che sprigionano al loro interno dei kwami, ovvero esserini piccoli e pucciosi creati probabilmente per vendere tanti pupazzi che possiedono dei poteri anormali. Ma siccome anche qua vige la regola che in un gruppone non ci debba essere alcuna democrazia, ci sono due Miraculous più importanti degli altri, quello del gatto nero e della coccinella, lo yin e lo yang, la sfortuna e la fortuna, la sfiga e la botta de culo, per essere chiari, no? Gli altri invece sono la tartaruga, la farfalla, l'ape, il pavone, la volpe, ovvero animali e insetti che tra loro non c'entrano niente, ma andiamo avanti. La prima puntata ti catapulta nel bel mezzo dei casini, senza spiegarti cosa effettivamente stia succedendo. Se proprio dobbiamo andare in ordine cronologico, le ultime due puntate valgono come inizio storia. È già qua. Ma ecco che tutta la storia inizia con uno Slenderman in ombra che possiede il Miraculous della farfalla, al cui interno vi è il Kwame Noro. E grazie a lui lo Slendy diventa una super fusione tra Xavier e Voldemort, facendosi ora chiamare Le Papillon. Che in francese significa farfalla. Quindi, mi vogliono far credere che quando lui si presenta ad un super cattivo dice: salve super cattivo numero 25, io sono farfalla. La virilità di codesto nome non è uguale. Che in pratica la serie è tutta quella. Sappiamo in realtà che cosa stiamo guardando? Stiamo guardando una coccinella e un gatto che combattono contro una farfalla. Xavier Voldemort ha però un solo scopo nella vita: rompere le balle a tutti per avere il potere smisurato dei due Miraculous principali. Il tutto perché... boh. Se la sbattevano troppo a dircelo, ma sicuramente c'entra qualcosa questa tipo tizia bionda dalla faccia da alieno. Farfallina bella e bianca, vola vola e mai si stanca, vuole usare il potere di Noro, che permette di trasformare le persone in propri alleati, per creare dei super cattivi e far così uscire allo scoperto i due detentori dei Miraculous principali. Quindi le sue giornate passano così, al solito posto, al solito punto, aspettando come un deficiente, senza neanche una pausa bagno, pranzo o abbiocco pomeridiano. Io propongo di fare una colletta per trovargli un hobby. Pure il giorno di Natale questa grande narta ce fa, eh? Sta costantemente a stalkerare le persone di Parigi. Solo Parigi, eh? Aspettando di trovare qualche emozione negativa, come quando tipo il fidanzatino ti ha lasciato, quando hai l'esame tra due giorni e tu non hai studiato neanche il titolo del libro, o quando ti cade il pancarè con la Nutella dalla parte spalmata. E li so cazzi. Con tecniche di persuasione che levatevi tutti proprio, Papillon oscura il cuore della persona attraverso una kuma, cioè una farfalla carica di potere che si infila in un oggetto random posseduto dalla vittima. Quest'ultima così diventa un super cattivo con un'aura potentissima che deve obbedire agli ordini del Signore Oscuro, altrimenti lui è liberissimo di togliergli i poteri. E secondo quello che ci dicono gli autori, la vittima ne soffrirebbe anche parecchio, essendo diventato il potere una dipendenza da cui è difficile staccarsi. Di recente vedo tremotino ovunque.
Che poi queste persone sono in qualche modo legate ai protagonisti, vabbè, è un'altra storia. Insomma, andate nella loro classe, non c'è stata una persona che non sia stata akumizzata. Ma a sentire la presenza di questo slam di barra Xavier barra Voldemort, è il vecchio di Karate Kid, che sotto mentite spoglie è venuto a Parigi e ora si fa chiamare Maestro Fu, ma che noi chiameremo semplicemente Yoda. Yoda è uno di quei tipici saggi cinesi che sanno parlare solo per enigmi, che possiede il Miraculous della tartaruga, e quindi grazie al suo Kwame Wise, da giovane riusciva a trasformarsi in una tartaruga ninja, suppongo. Sentendo la presenza del cattivone, Yoda, nonostante sia tipo un giovincello di 20 anni circa, moltiplicati per 5, crede che sia meglio trovare degli eroi pronti a sconfiggere il male. Ed è qui che entrano in gioco i nostri due protagonisti, la vivace discendente della famiglia del mulino bianco Marinette e il forever alone, ma in a gioia, Adrion. Il maestro Yoda, scippando i due per puro caso, prima che andasse di moda, fa recapitare loro, in gran segreto, delle scatoline con dentro l'anello del gatto nero e gli orecchini della coccinella. Ma conosciamoli nello specifico. Marinette Dupont Sheng è una ragazza metà cinese e metà francese che ha la gran capacità di cadere anche da ferma. Come ogni protagonista che si rispetti, è sempre allegra, sbadata all'inverosimile e con dei capelli che hanno una forza di gravità tutta loro. Grazie al suo grazioso Kwame Tikki, la ragazza si può trasformare in Ladybug, eroina dall'inquietante elasticità e l'agilità di camminare e volare dai tetti che a Assassin's Creed levate proprio. Il suo oggetto magico è uno yo-yo! Non chiedetemi perché uno yo-yo dovrebbe essere un'arma da far paura, però questo qui ha la resistenza e la lunghezza dei capelli di Rapunzel, che all'occorrenza diventa pure un telefono barra tablet. È epico! Il suo potere speciale, invece, anche perché ha solo quello, è il Lucky Charm, che permette la creazione di un qualsiasi oggetto random, che può servire per sconfiggere il nemico. Tuttavia, per quanto utile si possa dimostrare Chat Noir, Ladybug è l'unica dei due che può purificare l'Akuma, rendendola una semplice farfallina bianca. Tuttavia, per far uscire l'Akuma dell'oggetto, bisogna rompere l'oggetto in questione. E io, tipo, nella terza puntata, ho visto che questa riesce a rompere un paio di pattini semplicemente spezzandoli sul ginocchio. Cioè, la struttura molecolare delle cose in questa serie è... magia! Ma siccome la fregatura nelle cose belle c'è sempre, dopo l'uso di un potere speciale, ai due eroi restano solamente 5 minuti prima di ritrasformarsi. A volte anche meno, perché il Kwame comincia a perdere energia. Ecco, immaginatevi tipo che la batteria del vostro telefono stia morendo proprio mentre aspettate una chiamata importante e siete alla ricerca disperata di una presa per ricaricarla. Questo è l'esempio concreto. Il Kwame si ricarica più velocemente se gli dai da mangiare, ma siccome sono anche viziati, devi pure dar loro da mangiare quello che a loro piace di più. Ad esempio, Tikki si ricarica più facilmente se le dai dei gocci di cioccolato nel mulino bianco. Non a caso, il padre di Marinette è pasticcere. Non è Antonio Banderas, però ci si avvicina. Ma Marinette è una ragazza come tutte le altre normalmente, e questo lo si capisce dal fatto che è innamorata perdutamente del ragazzo del quale sono innamorate tutte! Adrion Agrest! Il tipico ragazzo più figo della scuola, biondo, chicchiari e palesemente ingenuo, non che gli altri siano particolarmente più intelligenti, ma vabbù. Il ragazzo è sempre stato cresciuto sotto i riflettori, poiché è il figlio di un noto stilista, nonostante poi in giro indossi solo la solita lurida maglia, tipo Harry Potter, vabbè. Ma è sempre stato molto solo, perché non gli hanno dato neanche un cane come compagnia. Probabilmente l'unica che se lo cacava sto poveretto era la madre, scomparsa prematuramente da circa un annetto. Anche se io sarò pure scema, ma effettivamente non ho capito se con scomparsa intendono che è scomparsa o semplicemente scomparsa barra morta stecchita. Qualcuno me lo spieghi! Il padre invece non è che sia proprio un campione di simpatia, è che semplicemente... avrà una brutta malattia che a quanto pare gli impedisce di sorridere non forzatamente. Oltre al fatto che potrebbe essere afflitto da una brutta agorafobia, che è praticamente la fobia degli spazi aperti, visto che non esce mai di casa, ma neanche per andare 2 minuti a scuola a trovare il figlio, cioè... Ora, che Gabriel Agrest, questo è il suo nome, sia effettivamente un tipo losco, non abbiamo dubbi. Ma che abbia un libro su tutti i Miraculous, la foto della madre di Adrion in tasca e gli stessi connotati di Papillon, beh... lo rende leggermente più sospetto, leggermente. Io sono tuo padre. A dirla tutta, nessuno ci ha confermato che siano la stessa persona, ma è anche vero che nessuno l'ha disdetto, quindi restiamo tutti con questa tipo palese certezza. Però pensandoci, rinchiuso in casa, sempre a piangersi addosso. Oh mio Dio, Adrion è una principessa Disney! Oh porca puttana! Ok, va bene. Ma Adrion, o
Adrien o Adrien, dipende da come ci si sveglia la mattina, è stanco di fare la principessa Disney restando chiuso a casa a piangersi addosso con una manager inquietantemente inespressiva e un gorilla muto come guardia del corpo. E dunque decide di non attirare attenzioni su di sé iscrivendosi ad una semplice scuola pubblica. Ma chi glielo fa fa questo? Ma anche lui ha un Kwame Plug, ovvero una versione strafottente menefreghista combina guai di Tikki, che non si fa troppe domande sul fatto che nella cassaforte di Gabriel trovi un Miraculous del pavone e un libro super mega importante per la loro causa. Nah, l'importante per lui è mangiare, specialmente il formaggio, e in modo ancor più specifico, il Camembert, costringendo il povero Adrien a puzzare come un caseificio. Ma grazie a lui il ragazzo si può trasformare in Chat Noir, ovvero un grande mix tra Usui Takumi di Medsama, Tamaki Suori, Os Club e Len Kagamine dei Vocaloid, quest'ultimo più che altro per la sfiga che si porta dietro. Chat Noir, o Cat Noir, qui dipende se vi sentite più francesi o più inglesi, è la versione decisamente meno modesta di Adrien, che tutte le fan di questa serie adorano. Peccato invece che nel cartone in sé nessuno se lo caghi a sto poveretto. La regia mi fa sapere che, secondo i produttori, Adrien, da supereroe, si atteggia esageratamente perché, a detta loro, legge troppi manga e fumetti, dove l'atteggiamento de merda funziona nell'attirare figa. Ma parliamo del bastone allungabile di Chat Noir. Brutti pervertiti, interdevo la sua arma! Ma come niente, è un bastone che si allunga, si accorcia, si smonta, diventa un telefono, ma non fa niente di particolare, che gliel'hanno dato da fapo? Il potere speciale di Chat Noir è il cataclisma, che gli permette di distruggere qualsiasi cosa solo toccandola. Ma la gente ha davvero una visione distorta di questo povero personaggio. Vediamo il caro Adrien, piccolo ingenuo, che probabilmente crede ancora nella storia della cicogna, e subito dopo lui versione Chat Noir che diventa tipo bello, figo, esperto. Posso fare una considerazione piccina? Piccina, proprio così, Loro hanno tra i 14 e i 15 anni, Su, via, sono le minorenni, cavolo! Continuando, non potendo Chat Noir purificare la Kuma come Ladybug, il suo unico compito è quello di assistere, sottomettersi, fare da esca per il nemico, finirle sopra senza alcun motivo apparente, gatto marpione, e prendere tutte le mazzate al posto di Ladybug, che troppo presa dai suoi magnifici atti di eroismo, a malapena si accorge che questo povero gatto rischia ogni giorno la commozione cerebrale a causa sua. Secondo me, ad ogni fine puntata dovevano scrivere «Nessun gatto è stato maltrattato per la produzione di questo show». Forse. Eppure, nonostante tutto, Chat Noir è praticamente il fan numero uno di Ladybug, essendo innamorato di lei, nonostante non sappia chi sia in realtà. Avete compreso l'intreccio? Marinette è innamorata di Adrien, che è il suo partner Chat Noir, innamorato di Ladybug, che è sempre lei con la maschera. E che cacchio! Capisco il riferimento alla maschera pirandelliana, ma qui si sta davvero esagerando. Con maschera pirandelliana intendiamo quel tipico comportamento che la società si aspetta da noi. Nel caso di Adrien, un ragazzo educato, posato, degno figlio di un uomo d'affari. La maschera pirandelliana si toglie quando indossi una vera maschera per essere te stesso. In questo caso, Chat Noir, con il suo comportamento stravagante, aperto e un po' fastidioso. Con questo possiamo dire che effettivamente Marinette è innamorata solo dell'immagine che si è creata di Adrien, e per poterlo amare completamente ha bisogno di amare Chat Noir. Ok, basta, andiamo avanti. Ma vi pare che in tutto questo non ci siano le famose spalle dei protagonisti? Facciamo così conoscenza di Alia, migliore amica di Marinette, e Nino, migliore amico di Adrien. Loro rappresentano i tipici personaggi secondari che non si fanno mai due domande sul fatto che i loro amici spariscano improvvisamente, nel bel mezzo di una lezione e di una conversazione. Alia è una ragazza, permettetemi il termine, con i controcazzi, dallo chatuscio a volte rosso a volte arancio, che non vede l'ora di mettersi nei guai seri per poter firmare Ladybug in azione, avendo aperto il suo blog personale, chiamato il Lady Blog. E qui mi ricollego al fatto che Chat Noir non venga caccato per niente. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Diciamo pure che se non ci fosse stata lei, Marinette da sola non avrebbe concluso niente. Nino invece non è che sia tutto sto rilievo nella storia, però sta simpatico a tutti. Addirittura un giorno, in uno scatto di pazzia totale di ormoni in subbuglio, si innamora di Marinette. E Adrien che fa? Cerca di aiutarlo a conquistarla! Ma che cosa l'aiuti tu, che dovresti essere tu il primo ad andarle dietro? Ma io non lo so. Fortunatamente a Nino gli passerà subito, ma non sarà né il primo né l'ultimo a prendersi cotte strane per sta ragazza. Tra questi ricordiamo un pel di carota e un possibile pedofilo. Inutile dire che per fortuna Nino e Alia si metteranno insieme. Ma parliamo della vera antagonista della serie, Chloé Bourgeois.
figlia del sindaco di Parigi, viziata all'inverosimile, che indossa gli occhiali da sole pure la sera della vigilia di Natale, è causa principale della maggior parte delle acumizzazioni. In tutta la serie lei è colpevole ben 11 volte, le ho contate? Date un parrucchino di Trump a sta genia del male. How many of you have ever felt personally victimized by Regina George? Good. Chloe e Adrian si conoscono da quando erano dei marmocchietti, poiché i genitori erano disgraziatamente amici. Ma Chloe, a quanto pare, nel corso degli anni ha sviluppato una certa attrazione morbosa per lui. Mazza, che sfigato irrecuperabile è Adrian, con tutti sti cazzi che gli capitano, appresso è ancora un mistero che non sia stato acumizzato. Le puntate, in un modo o nell'altro, hanno sempre lo stesso ritmo. Marinette inciampa da qualche parte, innescando una figura di merda. Incontro casuale con Adrian e conseguente balbuzia. Arrivo non richiesto di Chloe, che offende qualcuno. Questo qualcuno viene acumizzato. Papillon, pronto da sempre, se la ride alla grande. Con scusanti improbabili, Adrian e Marinette si trasformano da qualche parte. Corteggiamento fuori tempismo di Chat Noir nei confronti di Ladybug, che invece lo ributta brutalmente nella friendzone. Cataclisma random, Lucky Charm random, niente più malefatte mia piccola Kuma. Con un po' di culo ritorna tutto normale, Marinette ritorna a sbavare su Adrian, fine. Tutto questo almeno fino alla 24esima puntata, che corrisponde diciamo all'ultima cronologicamente parlando, dove vediamo una nuova arrivata che dall'Italia col furgone arriva a corteggiare Adrian. Un tipo a caso insomma, che dal canto suo fa la sua solita faccia da ebete. Questa ragazza è Lila Rossi, col cognome italiano più fantasioso della storia. Sta tizia appena arriva già fa danni, vantandosi di essere una discendente della supereroina Volpina e di avere stretti legami con Ladybug. Bugiarda, combina guai, è brava a fregare la gente. Che i produttori si siano ispirati ai politici italiani? Senti, cocca, qui c'è spazio per un solo italiano nella serie, ed è... il grande fotografo d'Adrian di Bigo Napoletano, vista dove gli spaghetti. Fatto sta che Lila verrà acumizzata, mettendo per un attimo in crisi il duo, poiché Ladybug fa la gelosa di sto cazzo. Ah, ti è piaciuto trattare merda Chat Noir, mo t'attacchi al tanto. Poi si sistema tutto e Marinette e Tiki recuperano questo famoso libro sui Miraculous che consegneranno al maestro Fu barra Yoda. Conversazione interessante. E quindi finisce qui la prima stagione di Miraculous. Per le altre bisogna aspettare, guardando il sito con lo stesso desiderio di Adrian di avere i dolci del padre di Marinette. Non avete ancora stoppato il video? State aspettando la sezione curiosità su Miraculous? Va bene, dai, andiamo avanti. Attenzione, potrebbero esserci degli spoiler, anzi, sicuramente ci saranno degli spoiler. Quindi, per chi non si vuole rovinare la sorpresa, è meglio che chiuda la finestra. Grazie. 1. Doveva esserci una versione 2D della serie animata con i protagonisti che si dovevano chiamare Bridget e Felix. I produttori però hanno affermato che sarebbero diventati scemi per dare il movimento alla tuta di Ladybug per ogni singolo pois, per cui si optò per la versione 3D. E meno male, Felix faceva leggermente cacare. Una specie di trailer nella versione 2D è presente su YouTube, ma attenti perché contiene davvero tantissimi spoiler. 2. Ci sono delle web serie in 2D e dei corti web riguardanti Miraculous. E ci faranno anche dei cibi. 3. Tiki e Plug, nel corso dei secoli, hanno abitato in molti luoghi oltre alla Cina antica, come la Grecia, l'Egitto e la Namibia. 4. Ci sarà, oltre ad una seconda, una terza ed una quarta stagione. 5. Trix sarà il nome del Kwame della Volpe, Dusu quello del pavone e Pollen quello dell'ape. Cosa hanno in comune tutti questi nomi? Che sono molto brevi e presentano almeno una doppia lettera. 6. Nella seconda stagione avremo due nuovi possessori di un Miraculous. E niente. Credo di aver finito. Ah, ecco, vedi, questo è più... Bene ragazzi, adesso siamo in questo nuovissimo, bellissimo spazio, bello... E nel frattempo che la luce divina del lampadario mi illumina, vi devo dire un paio di cosette sul video di Miraculous che avete appena visto. Comunque, per dirvi, siete stati molto coraggiosi a vedere il video fino alla fine e anche a vedere la mia faccia in questo momento. Quindi andiamo avanti, vi devo raccontare un po'.
guardo. Se vedete la posizione della mia videocamera adesso, proprio... verreste voglia di prendere la videocamera e adottarla per conto vostro, perché sì, sembra che non, cioè, non mi merito di avere una videocamera io. Che è successo? È successo che io vi volevo mettere qualcos'altro in più, oltre al video stesso. Tu dici, beh, Marion, lo so, però già il tuo video, i tuoi video durano tipo 10.000 anni, se tu ci vuoi aggiungere pure qualche altra cosa, lo so, avete pure ragione su questo, però, volevo fare qualcosa di carino per la comunità, volevo aggiungere al video di Miraculous normale, al normale riassunto, anche i vari spoiler dati dallo stesso Zag, dallo stesso Thomas Astruc, che sono, diciamo, i produttori di Miraculous, e tutte le altre cose che... altre cose, teorie, che comunque sono uscite fuori. Il problema è, io che ci ho provato, ho preso il video, l'ho montato, e mentre lo stavo montando, cominciano ad arrivarmi una caterva di altri spoiler, altre teorie, ho detto, sì, queste qua come le aggiungo? Sono arrivata alla conclusione che sono fin troppi, e adesso non è che vi posso stare a registrare un'altra cosa, che a parte il video durerebbe davvero, davvero tanto. Il problema è questo, o il video lo si fa a parte o non lo si fa proprio, questo dipende da voi, scegliete ragazzi, avete due possibilità di scelta, qualcosa che convenga insomma, anche perché gli spoiler adesso stanno aumentando, soprattutto perché siamo nella stagione, siamo nel mese in cui uscirà la seconda stagione. Ok, se vedete il video un po', diciamo, diverso rispetto agli altri, è perché ho cercato di aggiungere meno clip possibili del cartone stesso, poiché non so se Zag abbia chiuso tutte le cose alle persone, perché so che comunque non si possono mettere video di Miraculous su YouTube, ma ancora che mi preoccupa di più è che comunque fa parte anche della Toei Animation e ha chiuso tutto e noi non possiamo fare assolutamente niente. Non voglio avere danni, anche perché mi hanno già chiuso un bel paio di video. Vedi per esempio il video di Shugochara, quel maledetto video che sto cercando di, non so, di rimettere da anni, anni or sono, ma boh. E mi hanno chiuso recentemente anche le 5 leggende. Detto questo, penso di aver parlato abbastanza, anzi ho parlato anche troppo. E quindi io vi saluto e ci vediamo un prossimo video. Ovviamente, ma quanto sembro illuminata da Dio in questo momento. Ciao ragazzi!